All'indomani di Catania e Juve Stabia tutto l'ambiente rossa azzurro si è svegliato con amarezza per l'ennesima occasione sprecata, accompagnata dal timore che stavolta il passo falso possa essere decisivo. Il Catania non è riuscito a battere la Juve Stabia, che ha eretto un muro davanti alla propria porta, ma di contro la squadra di Lucarelli non ha giocato certo la miglior partita della stagione, anche se di sicuro il cuore e l'impegno non sono affatto mancati. È mancato qualcosa invece negli ultimi metri, perché Tirimporta se ne sono visti davvero pochi e gli Etnei non hanno avuto la freddezza necessaria per essere letali. Alla fine quindi 0 a zero e tutti contenti tranne viaggianti e compagni e i tifosi rossazzurri, perché il Lecce di sicuro sarà stato felice del risultato del massimino, così come lo è stata la Juventus Stabia, che al termine della partita ha esultato per il pareggio come fosse una vittoria. Inutile pensare ai motivi di tutto ciò, fatto sta che le vespe hanno fatto la loro partita e il Catania non è riuscito a prendere tre punti fondamentali. Adesso quindi i Salentini sono tornati in vantaggio e vincendo le ultime tre partite andrebbero direttamente in Serie B, anche se gli etnei dovessero battere in sequenza Accra, Strapani, Matera e Rende. Andare avanti con i sé e con i ma, però, si sa, non ha alcun senso, quindi da domani Lucarelli e i suoi dovranno ritrovare ancora una volta soprattutto le energie mentali per costruire un cammino nel quale inciampare nuovamente vorrebbe dire chiudere una volta per tutte i giochi per la promozione diretta in Serie B. Uno stop che proprio non ci voleva, proprio questo turno di campionato, in qualche modo si giocava tra virgolette con un piccolo vantaggio? Sì, diciamo che purtroppo il risultato ci penalizza perché se avete visto, abbiamo giocato 95 minuti dentro la loro metà campo, sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo visto una Juve Stabia stranamente rinunciataria perché noi avevamo visto le ultime 5-6 partite e invece è una squadra molto sbarazzina che eh, diciamo, oltretutto ha vinto anche tante delle ultime partite, quindi diciamo che loro sono venuti qui solamente per cercare di, di mettere il bastone tra le ruote a, al Catania e devo dire che visto il risultato, ma solo quello, ci sono, ci sono anche, anche riusciti e quindi c'è rammarico soprattutto per questo pubblico, per questa cornice di pubblico che avrebbe... Meritato la vittoria, però io non mi sento di gettare la croce addosso ai miei giocatori perché hanno dato tutto, tutto quello che avevano dentro. Forse ci è mancato un pizzico di, di cinismo, un pizzico di concretezza in quelle situazioni che, che ci sono capitate. E, e basta, ci rimbocchiamo le maniche. Ma non, non voglio sentir parlare di fine del sogno, non voglio sentir parlare di playoff, non voglio sentir parlare di, di tutte queste. Di, di, tutte queste cose perché io continuo a credere nel primo posto a patto che noi si riesca a vincere le, le quattro partite restanti. Poi i conti si faranno, si faranno alla fine. Sarà un pazzo, ma io continuo, continuo a crederci, anche se da oggi sicuramente è un pochino più complicata. È vero che un punto muove sempre la classifica, ma questa battuta d'arresto alla luce dei risultati dagli altri campi proprio non ci voleva? Sì, assolutamente sì, non ci voleva. E... Non ce l'aspettavamo, cioè, sapevamo che era una partita difficile da affrontare, ma alla fine pensavamo che la potevamo portare via. E loro sono stati bravi a chiudersi e si sono chiusi davvero bene. Peccato noi che abbiamo sbagliato qualche gol, tipo quello di Bogdan, abbiamo avuto qualche altra buona occasione da, da poter fare gol. Ma... Noi l'abbiamo sfruttata al meglio, siamo stati bravi nonostante comunque poi ci siamo spezzati in due a, a non subire gol. quindi comunque è anche sempre importante un pareggio che, che è una sconfitta, anche se, se dobbiamo vincere. Però comunque ancora Lecce ha tre partite, noi abbiamo quattro, eh, nulla è detto. È possibile che ci sia stato un allentamento della tensione? No, no assolutamente no, perché comunque non so la percezione da, da fuori, comunque... Noi in campo lottavamo su tutti i palloni, loro, anche loro non tiravano mai dietro la gamba, è stata una, una partita molto maschia. e Anche l'arbitro tante volte faceva correre su certi falli che magari c'erano. Però si è, mh, si è mancato solo il gol, la prestazione l'abbiamo fatto come tutte le domeniche, d'alto livello. Poi qua ne abbiamo fatti quattro e magari qua non siamo riusciti a fare gol. Era meglio farne uno e meno lì, forse. Questa sera probabilmente tutti si aspettavano un risultato diverso e magari anche una prestazione un po' diversa. Un risultato diverso ce l'aspettavamo anche noi, ma penso che si è visto. Una squadra ha fatto, secondo me, una prestazione positiva, ci ha provato, ha avuto le proprie occasioni. Abbiamo giocato contro una squadra che forse ha superato la metà campo in tutta la partita tre volte, perché la verità, non penso di offendere nessuno, dico una cosa del genere. Abbiamo, abbiamo cercato di costruire una vittoria che purtroppo non è arrivata, siamo ecco. Probabilmente è stato più il modo dell'avversario di porsi che vi ha impedito di esprimervi al meglio. Io non penso che oggi sia stata una partita negativa, ecco, dalle vostre parole sembra di capire che magari da io dal campo non l'ho vista, vista in modo diverso da voi. Io penso che la squadra abbia fatto una buona prestazione, abbia creato, abbia avuto almeno 3-4 palle gol, ma a livello di ecco, nell'arietta o comunque nell'area di rigore. Purtroppo, se, se avessimo fatto gol, oggi eravamo qui a dire grande prestazione, grande partita. Il calcio purtroppo è anche questo, e Raccogliamo sicuramente secondo me in questa partita raccogliamo meno di quello che, di che meritavamo. Io penso che la bravura di una squadra è saper sfruttare le proprie, le proprie qualità, le proprie potenzialità, il MISS mi ha, messo, mi ha messo dentro, sono uno che attacca la profondità, che attacca gli spazi, e quindi abbiamo cercato di sfruttare quella situazione, io non penso che abbiamo fatto qualcosa di confusionario oppure abbiamo ecco, buttato la palla avanti sperando che accadesse qualcosa. È una situazione diversa, sicuramente le mie caratteristiche sono diverse da quelle di un di Grazia, di un califa o, o di un barisi, ci ognuno ha le proprie caratteristiche. Logicamente mettendo me abbiamo cercato di attaccare un po' di più la profondità, ma penso che non ci siamo riusciti neanche così male perché abbiamo, siamo arrivati 4-5 volte dentro l'aria. Però questo, purtroppo oggi portiamo a casa questo punto che sinceramente io non so neanche, cioè io sono più amareggiato di voi, non so neanche come cosa dire, secondo me meritavamo di più.